danno dalle altre società, cosa comunque giusta. Non ci vedo niente tipo di fantastico, come tutti dicono. Sì, sicuramente. Allora, questo punto ti giro prima di poi veramente andare ad analizzare la 23ª giornata, ti giro due considerazioni, una è una domanda, una è una riflessione su Facebook. Ce la fanno Stefano, che domande... scritte nei commenti del post su Facebook, quindi mi invito a cercare Saria Style, ci fa una riflessione. Diciamo che si focalizza ancora una volta sullo Tito e dice: il calcio ormai è finito un bel pezzo, è tutto un giro di situazioni. Da cui ne traggono ovviamente dei favori, signorotti come la mafia e la varia malavita. Sì, ma veramente, ma a fronte di questa considerazione, i stadi, secondo me, anno dopo anno, situazione dopo situazione, che stanno accadendo ultimamente, si andrà sempre più a svuotare. Sì. Poi con tutte queste situazioni, cioè si andranno a svuotare proprio per questo, però anche per il dubbio, che si porranno, secondo me, da qui in avanti, anche dopo questa registrazione, si porranno il dubbio se i campionati sono regolari, se non sono regolari. Cioè succederà sicuramente un pandemonio da qui non so... In quale secolo? Vabbè, non esageriamo, però in quale anno ne usciremo? Esagerando, sì. Sì. E c'è poco da stupirsi se poi quando usciamo in Europa, andiamo in Europa, andiamo a giocare, ci prendono a pallonate. E beh, allora un'altra domanda, cioè una domanda, è più una... No, sì, è una domanda che fa anche un po', diciamo così, ridere, visto che un tifoso del Milan scrive: per me che sono tifoso del Milan, quanto è ignorante Gagliani? Anche fanno su
sulla società Lazio e comunque ha una storia, ce l'ha. Non è il pistacchio, voglio dire, che non lo conosce nessuno, è una squadra che ha fatto storia comunque, e diventando così, io solo sa che cosa può combinare, che altri disastri può fare, perché ha un modo comunque di esporsi nella vita di Papi. Beh sì, comunque, se abbiamo Gagliani e Lotito in Lega, direi che stiamo in ottime mani. Ovviamente è un commento ironico. Allora, ci fermiamo un attimo e poi andiamo a commentare la 23ª giornata del campionato di Serie A. This is
state ascoltando Serie A Style and Style. Ok, allora torniamo in diretta qui su Serie A Style. Ricordiamo, prima puntata in doppia cifra, decima puntata, sempre qui con Claudio, e per parlare della 23esima giornata del campionato di Serie A. Allora, campionato che Claudio, come avevo anticipato prima ai nostri ascoltatori prima di iniziare, cioè proprio l'introduzione della puntata, una 23esima giornata in cui hanno preso lo scettro, hanno preso la scena le piccole, piccole alla riscossa, potremmo intitolarla questa 23esima giornata. Allora, il Sassuolo ha perso 3-1 con la Fiorentina, il Palermo ha vinto 3-1 con la Napoli, il Milan ha impattato 1-1 con l'Empoli, l'Inter a sorpresa, cioè a sorpresa, si sta riprendendo, 4-1 con l'Atalanta, la Lazio vince 1-0 con l'Udinese, il Chievo supera la Samp 2-1, il Parma pareggia 0-0 in casa della Roma, quindi grande risultato, il Genoa strapazza 5-2 il Verona, il Torino fa 1-1 col Cagliari e non riesce a trovare la quinta vittoria che sono consecutiva, che se non sbaglio non arrivava dal lontano 77-87, se non vado errato, e poi il Cesena che blocca la Juventus 2-2. E iniziamo dalla lotta a scudetto, da questi due pareggi, Roma-Parma 0-0, una Roma che ha messo in campo Gervinho e Dumbia, uno dei nuovi acquisti, ovvero Dumbia, però non ha brillato, e poi un Parma che comunque dignitosamente si è difeso per tutta la partita ed è riuscito a strappare un punto. Vai. Io prima di tutto vorrei dire l'errore di aver messo due giocatori appena tornati dalla Coppa d'Africa. Quella non mi capitano perché erano fuori forma, comunque non ce la stiamo a raccontare, quindi non capisco questa cosa. Forse avesse troppo tardi Verdi, che era comunque l'autore della bellissima partita la volta prima. Un Garcia che probabilmente qua non sa più che pesce prendere, anche perché penso che la testa sia, e vale anche per Juve, Napoli, eccetera, sia rivolta verso l'Europa League barra Champions League. È l'unica spiegazione che posso avere io, anche perché è un totale questo è una defaianza, perché in un mese e mezzo non è stato cercando una, la Roma. No, sì, ma anche la vittoria, io infatti l'avevo detto, cioè martedì scorso, quando poi la Roma domenica ha vinto 2-1 col Cagliari, cioè sì, ha vinto la Roma, però cioè nei panni di, se non sbaglio ha proprio detto, se stessi nei panni di Garcia, non sarei così tranquillo, perché comunque infatti la partita anche vinta 2-1 col Cagliari, seppur proprio sono arrivati questi due gol, cioè non aveva convinto la Roma, infatti si è verificato ieri un'altra, come l'hai chiamato tu, defiance. Sì, infatti ha fatto anche una figuraccia dopo te, perché comunque il Parma è ultimo, ormai sono dei morti che camminano, nel senso di squadra, ormai non esiste più, farsi scappare un pareggio, secondo me è come una sconfitta, quindi in più ora devono vedersi bene alle spalle, anche perché c'è il Napoli comunque, a parte col Palermo, poi magari ne approfondiremo più tardi, comunque sta recuperando punti. Sì. Non c'è altro da dire, così, quindi a mio avviso qua rischiano un po' di perdere il secondo posto. Tutto è nato dalla Champions, cioè la crisi è nata da lì, come dico sempre, tutte le volte non mi stanno dito, secondo me la crisi è nata proprio da lì. Sì, sì. Coincide da lì, infatti, da quelle sette svelle non si è più rialzato. Sì, 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 l'abbiamo. L'abbiamo detto già nelle scorse puntate, ma è sicuramente quello, perché veramente da lì proprio un susseguirsi di risultati davvero poco convincenti, se non deludenti, anzi direi deludenti. Diciamo che, come se secondo me loro
avessero questa